Attraversò lentamente il corridoio che conduce alla camera da letto. Sentì un odore forte, acre, organico. Il suo cervello però era da tutta un'altra parte ed evitò accuratamente di raccogliere lo stimolo. Si distese sul letto e si addormentò. Da qualche settimana dormiva a qualsiasi ora. Si alzava presto per scrivere. Il pensiero inavvertitamente si inceppava. Rimaneva costretto, per miglia di secondi, tra le stesse righe, della stessa pagina. Cominciava ad avvitarsi. Le righe, sempre le stesse, la sua disperazione. Decideva di dormire. Dormiva. Era l'unica distrazione che concedeva alla sua sofferenza. Era Francesca? Non ho altro. Gian, ti aspetto Marco, dovresti rispondermi. Decido di dormire e dormo. L'unica forza rimastami. L'ultimo potere della disperazione. Stamani mi sono svegliato di soprassalto. Tu non c'eri. L'odore nella stanza chiusa era acutissimo. I muri lo trasudavano, da sempre parte integrante di quella camera. Una consapevolezza, dopo molti anni incoscienti. Non avrei potuto più liberarmi di lui. Veniva da dove? Qual era la causa di quell'odore? Tentò di alzarsi di scatto ma ebbe un capogiro. Perse quasi conoscenza e ricadde pesantemente. Alzò allora. Lentamente la testa, colto da orrore. Lenzuola chiare erano inzuppate di sangue. Il suo. Si alzò con strana lentezza. Nonostante il disagio, uscì dalla stanza una scia irregolare, scura. Si intravedeva appena sul marmo. Indicava il bagno. Lì doveva essere la risposta. Non provava dolore. Da nessuna parte. Solo vertigini. Una pesante stanchezza. Non ebbe mai la sensazione che fosse un sogno. Si mosse lentamente verso la stanza, appoggiando, strisciando le spalle alla parete. Ho camminato appoggiando e strisciando le spalle sulla parete.
Non tanto per sorreggermi. No. Quanto per evitare di calpestare quella parte ancora viva di me che giace a terra. Una tarda forma di autoconservazione. Sì. Autoconservazione. Non trovi, Marco? Marco, autoconservazione. E a te che ho scritto, a te e a Mauro. Non per salutarvi, non... No. E neanche per spiegarlo, no. Non ce n'è bisogno. Io l'ho fatto perché non vi facciate scrupoli ad utilizzarmi. Cercate di carpire dalla mia salma quei quattro spiccioli che diano un valore alla mia esistenza. In bagno cercò l'elemento risolutore. Frugò nei cassetti, nello specchio, nella foga della ricerca, la boccetta del profumo di Francesca. Cadde. Le solite cose, al solito posto, tranne una. Tutto gli fu chiaro, il disagio svanì. La serenità più ottusa prese il suo posto. Il volto si distese, quasi si disfece, in un leggero sorriso.